Eccolo, il nostro motel. Office di là, trovo un parcheggio. Presto. Lui ha deciso di metterlo lì perché c'è l'ombra. Mettila qua di fianco a questa bianca. Ok, abbiamo fatto il check-in. Siamo nella stanza numero 12, che è la stanza di John Wayne. Adesso andiamo, lì c'è la 9, facciamo il giro di là e andiamo a parcheggiare davanti alla stanza. E poi ci ha dato tipo 100.000 pins, ne abbiamo prese 3 e lui continua a dire no, prendetene ancora che le portate in Italia dai parenti. Vabbè, fine, prendiamo ancora. Dov'è? Non c'è scritto John Wayne? The Duke. Sì, quello che è 12. Sì? The Duke. Ok, entriamo adesso, dato che non abbiamo messo le valigie, così sarà bella in ordine. Ecco. Tan tan tan. C'è una mucca morta per terra. No, povera. Chiudi. Wow. Bellissima. Molto bella, molto ampia. C'è l'aria che mi piace molto. Vediamo il bagno com'è. Un sacco di libri. Ah sì, non li avevo visti. Dopo adesso vi faccio vedere. Bagno. Bello. Cesso, ci sta. La doccia è anche. La doccia è grossa. Guarda, poi ci sono i tre cose qua. Sarà shampoo, shower gel e un altro shampoo. Uno conditioner, non so cosa vuol dire. Poi c'è pieno di libri. Wow. Pieno di libri. Poi cos'ha qua? Cosa abbiamo? USB. La presa, due USB. Le due prese americane. E due, sì, due USB, due prese americane, però noi ne usiamo una perché ce ne sta solo una. Anche dalla mia parte, molto bene. Sì. Due USB, perfetto. Una per il telefono, una per la videocamera. Perfetta questa stanza. Vediamo la luce. Se si spegne molto, se si spegne poco. Vabbè, entrerà un po' di luce. Vabbè, ma c'è anche la tenda poi, tanto. Perfetto. Quelle due bottiglie d'acqua lì sono gratis? No, sono quelle al sapore di... No, sono acqua. No, acqua normale. Ah, ok, perfetto. Allora adesso mettiamo in frigo la Rockstar, in frigo la nostra acqua. E poi vi faccio fare un giro per la città. Guardate poi questa sedia, non so se l'avevate vista intanto che sono andato in bagno. Fatta di pelle e di legno. Visto la porta anche da dietro, sembra una di quelle porte delle stalle vecchie. Qui c'è gli appendini. Sì, sono gli appendini che sono tipo dei chiodi giganti. Oh, non l'ho preso. Molto bello. Adesso mettiamo dentro le valigie. Ok, adesso intanto che c'è la luce vi faccio vedere un po' la città com'è. Queste sono le sedie davanti a casa nostra. Sono fatte tipo di legno. Basta, cioè tipo di legno, ma saranno iper scomode, secondo me. Però alla sera ti metti qua, oppure là in fondo che ci sono le amache, e guardi le stelle. Stracomode. Ma va. Giuro. Ma va. Siediti. Oh, va che... Sì, dai, sono comode. Visto? Vai, andiamo a vedere la città, Western. Allora, questa è la reception del nostro hotel. Questo è un carro da buoi. Oh no, mi sta cadendo il telefono. Aspetta. Ok. Adesso andiamo dentro la città effettiva. Eh no, ma va. C'è solo questo. Se non c'è niente. Ma anche là se vuoi. Non vogliono i droni, hai visto? Niente droni, no fly zone. Cioè, queste qua sono tutti gli edifici che vanno, giusto? Quindi, benvenuti nel Far West. Qua c'è un altro Joshua Tree, che se non avete visto il video del Joshua Tree, andatelo a vedere, perché abbiamo faticato un bel po'.
General Store, vedi c'è qualcosa qua, qua vendono qualcosa. Però è chiuso. Anche lì vendono, ma è tutto chiuso, perché è chiuso? Ah già, è tardi. Dovete sapere che in America dalle 6, 6 e un quarto si inizia ad andare a cena. Cioè è prestissimo. Potter? Ah no, Pottery. Pensavo fosse di Harry Potter. Hai vista? C'è anche un uccellino arrivato. Sì, ma questa qua è una bestia, questa qua. Vedi? 25 cent e ti dai il mangiare per le galline. Gliele dai con la mano. Veramente hai il coraggio? Sì. Io non ho il coraggio. Quarter, 25, questo qua. Guarda come si esaltano. Metti la mano. No. Metti la mano sotto, bravissimo. Guarda, guarda, lo sanno già. Ma ti fidi? Stai filmando? Sì, ma ti fidi di che... No, ma glielo puoi buttare, non è che glielo... No, no, ti beccano... Oddio, paura! Mi fai male! Aspetta, mi fai male! Mi fai male! No, io glielo butto! No, glielo devi dare con la mano! Ma mi fa male! Fa male? No! Ma quella là non mangia! Fa senso? Aia! Ecco perché sono delle bestie, gli danno un sacco di cibo! Ma va? Sara dice che ci abitano qua, impossibile. Com'è che si chiama che non leggo? Minico. Ah no, Baldwin. Non so cosa vuol dire, comunque è chiuso anche questo. Livery. Non so cosa vuol dire. Questo è un hotel. Con una stanza. Ma non è vero, ma è finto questo. Qua c'è la banca. Aspetta che devo fare le foto per mio padre. Continuiamo dopo la banca. C'è un sole della Madosca che mi punta la faccia, quindi non vedrete niente neanche voi, ecco. Qua si fa... Non lo so. Vediamo. Non ci vedo niente io, ci vedete meglio voi. Non lo so, non si capisce. Cos'è questo? Non lo so cos'è questo. Però è bello. Guarda! C'è il cesso. Quello classico. Il cesso quello... Come si chiama? Il cesso. Quello da... da Far West, che c'è scritto municipio sopra. Dimmi che si apre. No, si è aperto dietro. Ma com'è aperto dietro? È finto. Ma ti vedono? Ma è finto. Ma non è finto, la fai lì. Hai visto questi segnali? Magari non da questo lato che c'è il sole che non si vede niente. Dall'altro lato. Sono tutti i segnali. A caso da Dio. C'ha gli occhiali. Questo è quello che non sono riuscito a farvi vedere bene prima. C'è ancora lo zoom, togliamolo. Non so cos'è. Dovrebbe essere un negozio che vende roba di vestiti. È vero che non esiste il negozio, esiste. No, questo esiste. No, è un negozio, veramente. Aspetta, pianta lì di fare l'ombra. Fai vedere bene, Eola. Andiamo a vedere se c'è qualche posto nel ristorante da mangiare. Il problema di questa cittadina è che c'è un ristorante. Quindi tutti vanno lì. Quindi ci sarà un casino incredibile.
Quindi ci sarà o il ristorante gigante o ci sarà da aspettare. Non so cosa vuol dire. Dobbiamo andare a inchiodare dentro. Sì. Aiuto. Noi ovviamente, non essendo... Aspetta che vi metto a posto la videocamera. Ok, no, aspetta, la giro di così. Così la voglio. Oh, là. Così. Noi ovviamente siamo entrati dal retro del ristorante e non vi ho fatto vedere il... si chiama il nome del ristorante. Mangiamo qua, che è l'unico ristorante di Pioneer Town. Nel frattempo ci ha fermato un americano che ci ha parlato di Disneyland, perché io ho questa maglia oggi. C'ho la maglia con come si chiama? Con Jack Skellington. E allora ha detto: va, il mio preferito questo qua, grande. E gli ho detto: sei stato a Disneyland? Eh sì. Poi lui mi ha parlato di Star Wars. E allora è stato un dialogo infinito. Adesso aspettiamo 5 minuti e poi ci sediamo al tavolo. Cioè, non potete capire che casino c'è in questo ristorante. Adesso cerco di capire quello che voglio, perché non si legge molto bene in questo menu. E poi vi dico. Non capisco se sono degli hamburger o se sono... Ah, questi sono gli hamburger, eccoli. È arrivato l'appetizer offerto dalla casa. Nachos. Guarda il bar dove si prende la birra. È molto bello. Io mi sa che mi prendo questa bistecca qua. Appena mette a fuoco, dov'è? Questa Porterhouse, $35. Quindi io mi sono ordinato la bistecca. Adesso là dietro c'è la musica dal vivo, ma non si vede. Là in alto si vede perché stanno facendo i preparativi. Dopo vi faccio vedere quello che suonano. A questo locale manca solo il toro meccanico. E poi dopo è quello che ti aspetti da questo locale. Basta. Allora, è arrivata la cena. Fai vedere la tua insalata? Ma non si sentirà mai la mia voce. Bacon, pollo, uova, quella gorgonzola e avocado. Sì. Da qualche parte c'è l'avocado qua. E basta. Io invece ho questa insalatina qua con l'aceto balsamico e patate e due bistecche giganti. E non finirò mai, grande! Scendi qua. Niente, ci siamo persi la musica dal vivo. Adesso cerchiamo di camminare fino al motel, se riusciamo, perché pesiamo tipo 86 kg in più. E se riusciamo anche a stare svegli fino alla notte, guardiamo un po' di stelle se si vedono con voi, anche se c'è tutto nuvoloso, quindi non si vedrà un bel niente. Quindi se non si vedono le stelle, il video finisce qua.